L'estate 2017 si preannuncia ricca di eventi dedicati sia ai turisti che ai ravennati. Da luglio a settembre, oltre alle iniziative in programma nel centro storico e nei lidi, sarà possibile prendere parte anche alle attività organizzate al parco archeologico dell'antico porto di Classe. Il ricco cartellone di iniziative proporrà concerti nel sito archeologico, visite guidate, laboratori per i più piccoli, spaziando dalle letture per giungere alle degustazioni. Il principio alla base della programmazione della rassegna estiva all'antico porto al chiaro di luna 2017 è quello della democrazia della cultura, con eventi pensati non solo per gli appassionati di archeologia o di storia antica, ma iniziative ideate e programmate per un pubblico ampio interessato a trascorrere una serata in uno dei luoghi madre della città di Ravenna. Il ricco cartellone di eventi è stato presentato ieri nella sala del Consiglio Comunale di Ravenna alla presenza del neo presidente della Fondazione Ravenna Antica Giuseppe Sassatelli, del direttore della Fondazione Sergio Fioravanti, del sindaco De Pascale e dell'assessore alla cultura Elsa Signorino. Professore Sassatelli, presentato quest'oggi il programma estivo relativo all'antico porto di Classe, per lei anche la prima occasione ufficiale in realtà nel ruolo di presidente di Ravenna Antica. Sì, è la prima occasione ufficiale, anzi sono molto contento di avere cominciato il mio lavoro con questa presentazione perché il programma è davvero ampio e interessante. Un programma appunto che ha come obiettivo quello di divulgare la conoscenza, la cultura, un po' a tutti i livelli grazie a un programma ricco caratterizzato da eventi molto diversi. Certo, noi vogliamo divulgare la cultura, lo vogliamo fare in modo attrattivo, in modo tale per cui anche chi non ha conoscenze specifiche può essere interessato e credo che l'impostazione del programma miri proprio a questo. Speriamo di avere tanti clienti in questa nostra proposta. Senta, il progetto, il programma è dedicato anche ai visitatori piccoli, dai 6 ai 12 anni, perché anche questo è un elemento d'attenzione. Certo, è in linea con quanto ha fatto la Fondazione in tutti questi anni, investire sui più piccoli è un investimento che guarda al futuro, vogliamo interessarli ai problemi dell'archeologia e dei beni culturali perché poi quando saranno grandi saranno loro stessi i divulgatori dei presupposti che hanno imparato da piccoli. I bambini costituiscono uno degli asset principali dell'attività della Fondazione Ravenna Antica. Noi abbiamo una programmazione fittissima durante l'anno scolastico rivolta alle classi, ma abbiamo poi durante l'estate tutta una serie di iniziative che vengono rivolte alle famiglie. Le une e le altre nei siti che noi gestiamo ci portano ad avere un contatto con oltre 25.000 ragazzi.